60, 90. Raccontateci voi di quella volta che con una frase avete rovinato tutto. Sergio da Firenze. Ciao Geppi. Ciao Sergio. Quanti sei anni? Una rosa. Grazie. Allora, verso la fine degli anni. Aspetta, aspetta. Saluta la Ge, saluta Lella. Ciao Sergio. Ciao Lella, ciao Geppi, tutte belle, tutte rosse, belle. Tutte rosse. Allora. Ascoltami, a parte i tuoi problemi con l'altonismo, voglio dire, Sergio da Firenze, quanti anni hai? 54. Ah, quindi non hai nessuna scusa per aver sbagliato colore. Allora, Sergio da Firenze, cosa fai? Farei lo stilista. Ah, lo stilista. Tipo, cosa vuol dire farei? Come, tipo, cioè, lo vorrei fare. Se ti pagassi. Però non me lo fanno fare. Brava. Quindi lo fai per gli amici, per la bar. Sì, è vero. Io faccio, cerco di fare delle battute anche più strutturate e riso per questa cosa che era un'osservazione. Vedi la carta. Ancora. E comunque, Sergio da Firenze, stilista mancato. Guarda, io e Lella ha un gran gusto per i vestiti, lo sappiamo. Però no, però se... mi piacerebbe molto che uno che ride facile come Sergio venisse in tournée con me. Insomma, lo vorrei fisso. Lo vorrei in prima fila, certamente. Sempre, sì. Qua doveva ridere non ha riso. Vabbè, comunque. Grazie Lella. A lui ride dopo la frase sua, comunque. Allora... Sergio da Firenze, forse ho capito perché non ti fanno fare la stilista, perché non... Vabbè, questo ti fa ridere? Da morire. Oh, però dentro. Vabbè, comunque, Sergio da Firenze, dimmi quella volta, a parte questa, che hai rovinato tutto con una risata, ma avrai rovinato tutto qualche volta parlando, raccontacelo, vai Sergio. Allora, una volta, verso la fine degli anni 70, il mio babbo, per trovarmi un lavoro, mi fissò un appuntamento con un prete importante ai tuoi amici. Vai, la voglio sapere fino alla morte. Sì, signor prete, io sono comunista, non mi ha più chiamato questo prete. Io pensavo che era meglio. Allora, già che l'ha chiamato signor prete, non sarà mai sentito signor prete. Comunque, è una carriera mancata tra sacerdote e stilista. Guarda, sei è un luogo comune di questa separazione, diciamo. Perché uno era indeciso tra fare il prete e lo stilista? Ma non so, non vorrei che ridesse troppo sto ragazzo. Tanto non c'è più, sta ridendo da solo, esatto. E disegnando vestiti per i gormiti. Vediamo invece Giacomo da Bellaria, cosa ha da dire? Ciao Geppi, ciao. Ciao Giacomo da Bellaria, quanti anni hai? Ne ho 29, appena compiuti. Auguri. Cosa fai nella vita? Faccio il rappresentante. Di cosa? Ma di articoli sportivi. Di articoli? Palloni, magliette, insomma. Tutto per lo sport. E tu sei uno sportivo? Ma abbastanza, tendenzialmente sì. No, così volevo fare domande idiote, ce l'ho fatta. Allora, Giacomo da Bellaria, raccontami di quella volta che con una frase hai rovinato tutto. Ma ero in spiaggia con Cecilia, la mia ragazza, e le ho detto che, insomma, ti voglio sposare, voglio un bambino con te, voglio vivere con te, Sara. Sara? Sara. Ma scusa... Hai rovinato tutto, hai rovinato... Ma Cecilia ti ha sposato? Proprio di no. E Sara? Nemmeno. Te lo sei meritato, te lo sei proprio meritato, mio caro. Vediamo invece Edoardo da Milano. Edoardo? Ciao a tutti. Ciao, ci chiamo in tariffa urbana a tempo, Edoardo da Milano? Non ho capito, scusa. Edoardo da Milano, quanti anni hai? 36. Cosa fai? E lavoro nel settore immobiliare. Vendi case? Sì, compro case, palazzi e poi vendo appartamenti, diciamo. Si chiama trading immobiliare. Sì, è interessantissimo. Allora, Edoardo da Milano, raccontami di quella volta che hai rovinato tutto. Vai, Edo. Guarda, allora, niente, praticamente mi sono imbattuto su Bono, cioè ho incontrato Bono per strada, ero a Monte Carlo. Ma Bono Box, lo chiami Bono tu? Sì, no, scusate, l'ho interrotto io, vai avanti Edoardo. E niente, sono andato per farmi fare un autografo, volevo dire che era magnifico, invece che dirgli you are terrific, gli ho detto you are terrible.
Perché ha fatto una fa come la mia adesso l'avrà fatta, perché ricordiamo che Terrific è un false friend, è una cosa sembra brutta invece è una cosa bella. Ma stupendo ecco qua, ci abbiamo, mi sto alzando, mi sono alzata.